Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV. Questa sera, 16 ottobre 2017, puntata di Voci Transnazionali in collegamento con Blanca Bricegno, la nostra amica che ci aggiorna sulle condizioni del Venezuela, sullo stato praticamente dell'arte, se così possiamo dire, di tutte quelle trasformazioni interne che purtroppo sono da un po' di anni in peggioramento. Per quanto riguarda soprattutto il popolo, i cittadini venezuelani, e ne parliamo appunto con Blanca, che ormai conoscete, ma io presento sempre perché lei è una nostra amica indio radicale, cofondatrice del gruppo AIRESVEN, gruppo di proposta non violenta, anti-chavista ovviamente, in Venezuela, attivo anche su internet. Poi mettiamo anche i riferimenti per poterla raggiungere su internet nelle indicazioni di questo video. Oggi torniamo alla regia non fatta da noi stessi, ma grazie a Donato Volpicella che torna e lo ringraziamo a fornire questo servizio utilissimo e importante per Liberi TV. Questa sera parleremo appunto con Blanca soprattutto delle elezioni, diciamo, locali, tra virgolette, che possiamo chiamare locali in Venezuela, degli stati. Che si sono appunto tenute ieri, vedremo un pochino come sono andate, diciamo, i riflessi e i primi commenti. Voglio però, prima di dare la parola a Blanca, ricordare che sabato questo, il 21 ottobre, a Roma si terrà il consueto appuntamento della marcia per la libertà dei popoli oppressi. Blanca è presente sempre a questo appuntamento, questa marcia che è organizzata da Società Libera, questa associazione appunto che si attiva per questo argomento importantissimo, ed è un attivarsi non soltanto in Italia, a Roma ci sarà questa marcia da Piazza Mazzini a Castel Sant'Angelo, ma anche in altri posti in contemporanea. E quindi la rivedremo, ovviamente la intervisteremo in occasione di questa marcia, incontrandoci in qualche modo non più soltanto sugli schermi di un computer, ma anche fisicamente. E ovviamente salutiamo e mandiamo un saluto anche a Vincenzo Lita, che è presidente di Società Libera. Passiamo appunto a noi e a vedere un pochino che cosa ci vuol dire Blanca riguardo appunto a queste elezioni. Ormai gli scrutini, gli spogli stanno andando avanti, sono quasi definiti. Pare che ci sia un netto, almeno apparente, sul successo di Maduro e un disconoscimento di questi risultati da parte della MUD e dell'opposizione. Ecco, ma parliamo con Blanca e cominciamo a capire intanto in che contesto si sono svolte queste elezioni, quali sono i risultati, i dati reali, se ci sono effettivi. E non ovviamente frutto di propaganda di vario tipo. A te, Blanca. Va bene, grazie. Io voglio dire che alla decima marcia per la libertà dei popoli oppressi danno sostegno alla presenza di AIRESVEN e ringrazio sia Società Libera che Vincenzo Lita, organizzazioni come Radio Libertad de Venezuela, Caminos de Libertad, La Fuerza de Paz Venezuela, che è un'iniziativa sotto l'ombrello di Operación Libertad Venezuela, l'Associazione Liberale Il Dito nell'Occhio della sezione di Bologna e l'organizzazione Orvex, Organización de Venezolanos en el Exilio, per cui quest'anno siamo cresciuti da questo punto di vista. No, va bene, sicuramente. Gianni, uno può diciamo, iniziare volendo a leggere le cifre reali che a noi ci sono arrivati anche con dati molto espliciti che in questo momento non ho, addirittura
con la, l'IP che identifica i computer da dove sono stati tratti, ma questi viaggiano attraverso il cavo sottomarino che già per la frode elettorale del 2004 era stato esteso fra il Venezuela e Cuba e di cui Radio Liberi.tv ha tantissima informazione perché ne abbiamo fatto addirittura un programma speciale sulla frode elettorale nel Venezuela parecchi anni fa. E questa situazione ovviamente non solo non è mutata, ma è ovviamente aggravata. Io do le cifre reali perché non so quante persone, a quante persone possano arrivare tramite i media di comunicazione e i giornali italiani, e sono queste. Allora, il totale dei voti è 9.908.237. La mesa dell'unità ne ha 7.203.449, il partito dell'ufficialismo 2.111.523, i voti nulli sono 593.265, il che implica che la frode, la percentuale della frode elettorale per queste elezioni è dell'87,3%. Io penso che i dati veri li pubblici, cioè i dati falsi saranno pubblicati su tutti i giornali. Comunque la presidente, che noi la chiamiamo TDC, come la malattia tubercolosi, la TDC, la TV Sai Lucena, te lo dico per una volta, per rispetto a te, Gianni. E quindi... No, anche perché mi devo affermare, cioè mi devo aggiornare, perché adesso se questa la chiamiamo, allora io devo dire e devo spiegare ai nostri Lucena. Ascoltatori che TV Sai Lucena sarà TBC, ok. TBC, grazie. Allora, la TBC ha detto che sono già state scrutate il 95,8% di tutte le schede scrutate su 22 stati, questi dati sono irreversibili, e che il signore, loro, insomma, la partecipazione è stata del 61,14%, in più si dicono loro che sono le elezioni più pacifiche, loro utilizzano questa parola, io non gliela tolgo perché pacifici furono Mussolini, quindi noi siamo non violenti, che è un'altra cosa. E, certamente Aires Ben aveva fatto un pronunciamento e aveva con moltissima chiarezza, a differenza di quello che facemmo prima delle elezioni del 15 dicembre 2015, noi avevamo lì detto a coscienza chi va a votare prenda la responsabilità e le conseguenze. Non è stato così, ma questa volta invece sul nostro blog si trova proprio il pronunciamento. Noi abbiamo chiamato alla astensione come un meccanismo di lotta non violenta, onde far vedere la realtà comunque del paese in questo terreno elettorale. Ricordiamo che nel Venezuela nel 2005 ci sono state elezioni per l'Assemblea Nazionale con un livello, avevamo chiamato alla astensione, anche in quel momento lì si erano riuniti certi partiti che oggi la negano e oggi hanno promosso la partecipazione a queste elezioni assolutamente illegittime. E in quell'allora eravamo persino arrivati ufficialmente all'82-85% di astensione, ma correva la voce che fosse stato il 92%. Cosa successe lì che ha dato piede all'argomento veramente oramai, perdonatemi, però devo dire addirittura ridicolo, del famoso non il voto utile, bensì gli spazi che si perdono. In quell'allora i partiti non assunsero la responsabilità di dire al mondo il
92% o l'82%, la cifra che volevano prendere, non vuole questo regime. E allora aver fatto le mosse che il diritto internazionale per questa realtà ha negli organismi internazionali. No, loro ci portano, cioè la vera misura delle frodi elettorali dal 2004 a oggi, voi prendete dal 2004 al 2017 quanti anni ci sono, moltiplicate per una media di 25.000 morti all'anno, e questo è il vero risultato di 22 processi elettorali nel Venezuela, di cui solo due in qualche modo vinti da noi. Quelle elezioni del 2015, l'Assemblea Nazionale, di cui abbiamo fatto un programma e lo trovate su liberi.tv, dove dicevamo come c'era la maggioranza assoluta e come loro nel giro di pochissimi giorni si sono fatti derubare i deputati che avevano vinto quelle elezioni e che avevano assolutamente nelle mani, con la Costituzione dell'Insepolto, che già mi dirà chi è l'Insepolto, per semplicemente andare quindi a dire passo A, passo B, passo C, la carta d'identità di Maduro, eccetera, ma di tutte queste cose ne abbiamo parlato. Non so come fare l'equazione tra codardia e amore, passione per essere veramente attaccato con il bullone delle navi spaziali ai 6G o ai posti a cui sono, con la morte di un venezuelano ogni quarto d'ora, la morte di un bambino ogni 50 minuti, e questa gente, 135 ragazzi morti nei fatti di violenza, che poi magari faccio un'introduzione di un altro modo, onde fare un'ipotesi che non si studia. Anche di questo, di questa situazione, diciamo, ormai fuori controllo per quanto riguarda l'ordine pubblico, una violenza ormai diffusa su tutto il paese. Abbiamo parlato anche di una, in qualche modo, violenza dettata dall'esasperazione per la assenza di possibilità di reperire beni di prima necessità, anche generi alimentari. Un po' tutto quanto questo è il contesto in cui si sono mosse, in cui sono maturate poi queste elezioni. È chiaro che non è un contesto che fa pensare a una serenità sufficiente per poter realizzare un libero convincimento e una libera, diciamo, poi pronuncia da un punto di vista elettorale e individuale. Immagino che lo stato di bisogno e anche di paura, testimoniato anche da alcuni video che abbiamo visto che sono in circolazione, ci sono delle esecuzioni sommarie che si perpetrano tranquillamente all'interno dei locali pubblici, gente che scende, uccide e se ne va indisturbata, e ormai è una situazione veramente completamente fuori controllo, io oserei dire. Sì, sicuramente, perché il socialismo del XXI secolo, al quale il defunto, non sappiamo in che data, ma oggi polvere e cenere, che non sappiamo nemmeno se sono sue, con il suo DNA, Fidel Castro, quello lì, cioè veramente con tutto quello che si confabulò con il Foro di San Paolo, eccetera, eccetera, ha portato a una situazione di imbarbarimento. C'è chi utilizza la parola animalizzazione di una popolazione, io no, io amo moltissimo il mio popolo, e questa parola, quando la sento, so che è vera in certi, e capisco quando le persone lo dicono, io preferisco parlare, come già lo facevo
la mia lontana giovinezza, quando insegnavo all'Università del Sud, e parlavo già di mutazione antropologica, e questo sicuramente ci hanno rubato dignità, ci hanno rubato umanità, ci stanno rubando il futuro, indubbiamente. Fidel Castro definiva, quando gli hanno chiesto in un'intervista che cos'era il socialismo del XXI secolo, e lui disse: è il comunismo. Ma non è servito qui a Cuba. Così l'ha detto, questo è registrato, insomma, si può andare a vedere. Dunque, Gianni, sicuramente, come anche per chi potrà andare a leggere il documento nostro che dove teniamo ad attenzione, vedrà che era chiaro per tantissimi di noi della Resistenza, che ci sono molti gruppi che si identificano con la Resistenza venezuelana, che diversi gruppi hanno chiamato ad attenzione cosciente, consapevole di quello che si faceva come modalità di lotta non violenta, e diciamo, come tu vedi qua, se la totalità dei votanti sono 18 milioni e passa, secondo questo dato che io ti ho dato, è praticamente scarsamente un pochettino più della metà quelli che sono veramente andati. Quindi non è che non c'è stato un risultato su questo richiamo alle persone, però ovviamente con due pensieri unici. Uno rappresentato dalla MUT, che non vuole mollare le nanoquote di potere che ha, e non solo non vuole mollare, ma certamente tante volte ci avete sentito dire il punto teorico di Aires Ben qual è: i fattori socioentropici dell'odio, la bugia, la paura, è tutto quanto sostenuto da una posizione di taglio stalinista che fa solo sostenere e dare ancora lunga vita a questa tirannide, con l'aiuto indubbio del signor Bergoglio, così super, non si capisce, Allora, amato da Bergoglio queste parti. E ho sarebbe più Papa, diciamo adesso perché ce l'hai col Papa, dobbiamo spiegarlo. Ah beh, certamente, diciamo che il grande fallimento delle diverse missioni che lui ha mandato nel Venezuela, la sua ingerenza è stata molto nefasta, anche perché ha dato aria e vita ancora ulteriore a questo regime. La conferenza episcopale venezuelana, pure questo l'abbiamo detto da qui, in diverse occasioni ha persino preso una posizione contraria a quella di lui, un famoso dialogo propiziato da tre vagabondi, ex presidenti come Zapatero, Leonel e l'altro Torrijos di Panama, e quindi contro magari altri presidenti che avrebbero potuto. Allora, perché lui non ha chiamato Pastrana? Perché lui non ha chiamato Quiroga? Perché lui non ha chiamato il padre Freites, che quando il cardinal Castillo Lara era nel Vaticano, il padre Freites era il responsabile della Radio Vaticana in spagnolo, e sa benissimo che sono contro il suo peronismo comunismo, non so come si chiamerà quella roba che ha nella mente, ed è meglio che mi trattenga qui per non dire Insomma, in qualche oltre. modo, secondo te, l'ingerenza del Papa, insomma, l'occupazione, il preoccuparsi, in qualche modo ha rafforzato Oh questo no, regime maduro? sicuramente, no, non che secondo me è dimostrato, ma anche secondo molti autori, molti giornalisti e analisti politici dell'America Latina, che sono veramente non solo straordinariamente critici, ma hanno anche una specie di rifiuto di questo personaggio, anche perché certi commentaristi addirittura parlano che lui sta portando la Chiesa Cattolica verso uno scisma, insomma,
queste cose girano, no? Non possiamo adesso metterci ad analizzarli, ma anche Aires Ben è molto informato su questi aspetti. Tu mi avevi chiesto di dire un po' delle... che era la cosa, anche noi abbiamo detto non avranno, hanno da, la negoziazione nascosta, la negoziazione è quella che si fa nel buio, quella che non permette trasparenza e impedisce la conoscenza, quella negoziazione era, noi dicevamo, 2-3 governazioni e poi per arrivare a 5. Difatti adesso sono 5 e non si capisce bene l'Estato Bolivar, è molto delicato. Ah, parliamo di chi stati? Bolivar. Sì, okay. Sì, io dico alla MUT in queste negoziazioni dove la mano... I figli del Vaticano in qualche modo, se non immediatamente, adesso, mezz'ora prima o mezz'ora fa, ma comunque hanno partecipato di queste cose, l'hanno proporzionato, insomma, hanno favorite, e in queste negoziazioni molti noi organismi delle o di diverse istituzioni, associazioni e movimenti della resistenza avevamo molto chiaro che la negoziazione non andava oltre 5 di questi stati che per voi sono le regioni, noi li chiamiamo estados, perché in Venezuela in diverse occasioni è stato Stati Uniti di Venezuela, sono stato, è una repubblica federale. Ecco, sono, vabbè, sono 27 sono 23. A 23. 23. 23. E quindi l'Estado Bolívar è importantissimo e Gianni ti invito a che possiamo fare un programma anche magari molto più breve sull'arco miniero, perché in quella zona non c'è solo la selva amazzonica, non ci sono solo le montagne più antiche del pianeta, non c'è, come diciamo noi chiamiamo la nostra terra e l'Autana, una delle porte dell'Eden, no, perché siamo modesti rispetto alla magnificenza e alla ricchezza della nostra terra, ma c'è tutto l'oro, il petrolio, lo diamante, la bauxite, il ferro, il coltano, eccetera. E quindi c'è un consociato, un consorzio, c'è cioè la Russia, la Cina, e questo l'abbiamo detto tante volte, la Bielorussia e l'Iran, importantissimo perché in quella zona pure c'è l'uranio. Cuba ovviamente che gestisce tutta questa situazione perché oramai il Venezuela praticamente è una provincia di questa isoletta e ora si aggiunge ognuno di questi paesi alle rispettive mafie, ovviamente non ne abbiamo pallida ombra di dubbio, ma si aggiunge la Bulgaria con la sua mafia bulgara nel mercato illecito dell'oro. Ora gli stati, quindi Bolivar, non so come fanno a consegnarlo alla MUT, potrebbero consegnarli semplicemente per aumentare, incrementare los bolichicos y la boliborghesia che appartiene alla MUD e in un buirli ancora in più corruzione, ovviamente, perché questi sono i meccanismi maoisti eccellenti di tenere le persone addicte su tante cose e anche con tanta paura. Bolivar poi peraltro è lo stato più grande, se non sbaglio. Sì, enorme, l'Orinoco nasce, il fiume Orinoco, quell'Orinoco che noi a Aires Ben diciamo la resistenza, tutti i gruppi convergeremo un giorno all'Orinoco della nostra libertà. Quell'Orinoco lì, non sappiamo nemmeno quanto sia contaminato, quanto flora fauna, cioè onestamente Gianni non ci sono dati, non possiamo neanche credere ai dati statistici demografici, qua non c'è nulla che si possa credere. Allora, l'Estado Bolívar, dico questo, sembra un po' difficile capire a chi lo daranno, però è l'Estado Anzuategui, è uno, Anzuategui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira e Zulia sono passati a questa organizzazione, io dico MUDOS che in spagnolo vuol dire che è ammutolito, non dice niente, però loro si chiamano MUD, che è lodo, il fango in inglese, quindi hanno un nome perfetto, MESA, MUD, MESA dell'Unità Democratica. Okay.
Allora, el Estado Anzoátegui, in uno stato dove i pozzi di petrolio, l'abbiamo narrato, viene controllato da los pranes, che prane è quel nome tanto obbrobrioso di persone nate per uccidere, sono i bambini della strada che l'Interpolto ha lasciato da quando è salito sul potere. Insomma, e loro controllano, e abbiamo raccontato quel fatto, ti ricordi, di quella signora che era venuta per vedere dei pozzi da ladri che dovevano aspettare che il capo dei prigionieri della carcere quello l'abbiamo raccontato, che hanno ucciso il loro bestiale all'altro pran che avevano mosso verso questa, era lui che comandava e diceva quanti bambini. Quindi questo è la degenerazione totale, che l'umanità ha permesso che questo paese meraviglioso, generoso, che gli ha dato ospitalità a decine di milioni tra europei e il resto, non esiste paese che non abbia un emigrante. Quindi della frontiera con Colombia sono l'Estado Táchira, dove sai che sono stati i ragazzi tanto agguerriti, che nel 2014 abbiamo raccontato che lì c'era all'Università de los Andes, stavano per violentare una ragazza, e poi si è incendiato tutto quel meccanismo dove hanno ucciso tanti dei nostri eroi, sono nostri eroi e ragazzi, che però tutto era iniziato con la presentazione alla Isla de Margarita, che uno è l'Estado Nueva Esparta, che pure appartiene a loro, con il grandissimo evento, c'era un evento deportivo, e poi lì si è celebrato pure il raduno dei paesi non allineati con l'Iran, Maduro segretario generale e l'Iran presidente. E ogni volta che si dice che il Venezuela è isolato, viene un po' da ridere, di questo pure ne abbiamo parlato in una delle scorse trasmissioni. Sì. Quindi è veramente è il 30 luglio quando hanno votato, no, perché bisogna dire una cosa, questi della MUD, questa pseudo opposizione collaborazionista politicante dell'Estorera, ha detto ed è certamente che l'Assemblea Nazionale Prostituente, è assolutamente illegale. In spagnolo esiste una parola che irrita, cioè incostituzionale, non ha nessun tipo di contenuto legale. Bene, ma queste elezioni sono uno simbolo. Perché? Perché non sono state fatte quando dovevano essere fatte l'anno scorso, no? Quindi sono stati posticipati, ma sono stati anticipati, quindi sono elezioni posticipati, anticipati, convocati da quella Assemblea Nazionale Prostituente Comunale, che è come è stata denominata la prima volta che il tale illegittimo Maduro la proposta, ecco, e loro però sono impazziti per andare a queste elezioni. Pensi che veramente la comunità internazionale rispetto a questa prostituente si è veramente iniziata a dichiarare addirittura che non la riconosceva, che non la accettava, che non era possibile, eccetera. Delegazioni vanno e vengono, il dottor Almagro, segretario generale dell'Organizzazione di Stati Americani, veramente, praticamente che sembra un venezuelano in più, talmente lui, anche se hanno fatto un ruolo molto triste in passato, comunque lui continua a battagliare per poter praticamente spostare Maduro dal seggio presidenziale, che non gli corrisponde, perché lui non soddisfa le condizioni che la Costituzione dice e impone per essere un presidente. Comunque
recentemente, e di questo possiamo poi parlare in un'altra occasione, nella città di Washington, un'organizzazione di stati americani, nella Sala delle Americhe, hanno giuramentato dei magistrati che, come il Tribunale Supremo di Giustizia nell'esilio venezuelano, dove poter andare ad applicare la Convenzione di Palermo. Ma tutte queste cose Sì, di penso ne queste possiamo cose ne parlare dopo. parleremo, sì, anche perché il nostro tempo è terminato. Ne riparleremo approfondendo, sì, questa cosa e ovviamente vedremo anche le evoluzioni, poi riaffronteremo quelle che sono le evoluzioni dell'assestamento di questa specie di riciclaggio delle coscienze, che un po' in tutto il mondo le elezioni spesso sono un riciclaggio delle coscienze, cioè insomma, quando d'altra parte si passa per quelle che si vengono denominate elezioni, va tutto bene perché il popolo si è pronunciato, però insomma certi contesti sono importanti e poi lo diciamo da tempo, su questi schermi, questa opposizione veneziana in qualche modo avrebbe avuto più di un'occasione per ribaltare veramente la situazione e come tu spesso ci hai detto, insomma all'ultimo momento è mancata la determinazione effettiva per poter perlomeno provare a mettere termine a questo regime che appunto da un regime ormai socialista sì, è chiaro che sta scadendo, sta diventando una dittatura vera e propria, una dittatura pseudo-democratica perché passa appunto per questo riciclaggio delle coscienze che sono le elezioni. Ma di questo comunque riparleremo appunto. E comunque sia, ci vedremo, potremo poi accennare anche a questo A Roma. nella marcia per i popoli oppressi di sabato prossimo, 21 ottobre, ricordiamo organizzato da Società Libera, quindi in qualche modo insomma, avremo possibilità di fare degli aggiornamenti importanti a breve. Ti do a te qualche minuto per concludere. Grazie Gianni. Quindi non dimentichiamo mai il costante tema di denuncia di Aires 20. E l'olocausto del popolo venezuelano e l'attuale sterminio per fame, denutrizione e mala salute che è in atto, dei quali i comunisti ovviamente sono esperti, perché non siamo il primo, forse siamo tra i primi cinque di questo secolo XXI, che ancora per il Venezuela ovviamente non è iniziato. L'altra cosa che voglio assolutamente dire è che sappiate che tutte queste nostre organizzazioni sono in attenzione e denunciano il carcere, le torture e i maltrattamenti del capitano Juan Carlos Quagaripano. Guai a toccarlo, guai a ucciderlo, perché siamo in milioni che sappiamo quanto è nostro eroe dell'Operazione David, di cui pure ne parleremo, ed il suo compagno Jefferson. Bene, chiediamo queste vite e chiudo rapidamente, come sempre Gianni, con quella lettura di Luca 11:52 che dice: guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. A proposito, questa è la verticalità di Aires 20. Conoscerete la verità e la verità ci farà liberi di Gesù. È tutta la battaglia per il diritto alla conoscenza che si porta avanti anche, sono iscritta al Partito Radicale Transnazionale, Don Dionè. Il direttore di Liberi TV non è iscritto al Partito Radicale, però mi sembra che da tempo in qualche modo si sia interessato a far conoscere queste vicende tramite la voce di Blanca Briceño, che ritroveremo il 21, quindi di nuovo collegati, voi tutti che ci seguite, a breve per continuare ad ascoltare notizie sul Venezuela e anche sulla marcia per i popoli oppressi. Che appunto documenteremo Liberi TV, ormai è media partner di Società Libera per quanto riguarda questa marcia. A presto su questi schermi. Grazie ancora a Blanca Briceño e grazie alla regia di Donato Volpicella.